Buongiorno a tutti, mi vedete come una dea? Ma in realtà questo è il trucco che vedrete sul canale di Bioniche Francia ed è un trucco dove vi faccio vedere come sembrare un po' più abbronzati e super luminosi. Allora, in questo video voglio parlarvi di un'esperienza che sto per intraprendere e però prima di parlarvi di questa esperienza ci tengo assolutamente a dirvi che non dovete assolutamente fare quello che sto facendo io, ma questa è una scelta mia, pensata e ripensata. Io ho sempre fatto diete da anni e sono sempre andate molto bene, cioè ho sempre mangiato sano con il mio nutrizionista e molto spesso a pranzo mangiavo comunque uno snack sostitutivo di un pasto, proprio perché comunque io stando tante ore fuori non posso sempre portarmi il mangiare da casa e non posso sempre sgarrare, cioè pizzette, panini, poi a Napoli sapete, cioè, si mangia bene e quindi non posso sgarrare sempre. Se non che è successo che da febbraio, voi sapete che io ho fatto questa cura di cortisone che è veramente assurda, assurda, che mi ha salvato la vita fondamentalmente, però adesso sto avendo tutte le cose negative, quindi dall'acne steroidea a questa ritenzione idrica che mi trovo, quindi un sacco di cellulite, e anche e soprattutto questa difficoltà nello scendere di peso. Nonostante io stia facendo comunque la dieta che ho sempre fatto ogni cambio di stagione, cioè quando si cambia la stagione si deve andare in mare, bisogna appunto denudarsi. E quindi io adesso, quest'anno, siccome non pesavo quanto peso adesso da circa 4-5 anni, ho pensato, sono due le cose. O vado in mare con il burqa, oppure cerco di fare un altro tipo di dieta, un po' più strong, un po' più forte, e vedo come mi trovo. Ovviamente sono andata a mare col burqa, faceva troppo caldo, e quindi ho detto forse è meglio fare una dieta particolare. Vabbè, lasciando stare queste cavolate che dico, oggi appunto vi voglio parlare di questa esperienza che sto per intraprendere. Non mi prendo la responsabilità, non voglio critiche, vi prego, assolutamente non. Questa è un'esperienza che io voglio condividere con voi, ma non voglio assolutamente che voi prendete ad esempio quello che io faccio. Perché già ho pubblicato una foto su Instagram e già le persone mi hanno mangiato come chissà che stessi facendo, però vi dico solo che comunque sono diete che non si fanno per sempre, si fanno per un periodo limitato di tempo, quindi secondo me si può fare, io lo faccio. Allora, sto parlando di questa azienda qui che si chiama Diet Expert, che ho visto online un sacco di recensioni positive e quindi ho scelto di farla anche io. Ci sono tre tipi di programmi, c'è il programma booster, il programma gourmet e poi appunto c'è la fase stabilizzazione che è quella che va dopo aver fatto questi programmi intensivi. Il programma che ho scelto io è quello booster, quello più concentrato. Prevede un pasto di qualsiasi genere di questi prodotti a colazione, a pranzo o a cena e uno snack. Può essere lo snack della mattina o lo snack del pomeriggio, quindi sarebbero tre pasti al giorno. Sapete che comunque per fare una dieta equilibrata bisogna fare la colazione, lo spuntino, il pranzo, lo spuntino e la cena. Quindi questi due spuntini, in uno di questi due spuntini c'ho questo prodotto booster. Il prodotto booster del pranzo o della cena deve essere sempre associato a una verdura e a un prodotto, diciamo, lattiero, che può essere uno yogurt, che può essere un latticino, ovviamente sempre magro, quindi la yocca e così via. E una porzione che loro chiamano grassi, ma sarebbe appunto un olio extravergine d'oliva. Allora, io ho iniziato oggi, quindi mi sono pesata oggi e vi dico quanto peso, dovrei dirlo. E quindi il mio obiettivo è perdere 6-7 kg in 3 settimane, il che è tantissimo. Infatti io credo che perderò di meno, sono sicura perché avendo questo problema del cortisone, secondo me perdo di meno e mi va anche bene.
La prima settimana è come vi ho appena detto, quindi 3 prodotti al giorno. La seconda settimana idem. La terza settimana invece è quella di stabilizzazione e che c'è un solo prodotto al giorno. Adesso vi faccio vedere i prodotti che io ho ordinato in base ai miei gusti, però effettivamente ce ne sono una miriade. Si preparano con l'acqua o si preparano mischiandoli tra di loro, insomma, veramente c'è una scelta allucinante. Sono arrivate due scatoline, scatolini, non so, uno è dialetto e uno è italiano, scatolo e scatola, io non mi ricordo qual è la versione corretta. Conserverò perché sono bellissime queste scatole. E c'è la divisione in prodotti, biscotti, cantuccini, altri tipi di biscotti, snack, ok, c'è la pasta, che sono 30 grammi, ma in realtà tutta questa roba è molto pesante, infatti vi si pesa sullo stomaco perché è pesante, ce ne vuole veramente, cioè questo sembra che è niente, ma in realtà quando lo masticate è pesante. Ve lo dico perché l'ho già fatte queste diete, nel senso sempre come sostitutivo di un pasto, quindi so di che cosa sto parlando. E infatti oggi ho fatto la pizza, che a dire la verità non mi è piaciuta tanto, perché più che altro, vabbè, sono di Napoli, però più che altro il sugo sopra che esce, cioè ci sono le salsette pronte, non mi piaceva tanto, però ci sono un sacco di prodotti, quindi io confido che mi piaccia qualcos'altro. E stamattina ho fatto anche la mousse di pistacchio, che in realtà, e mi piaceva tantissimo appena l'ho assaggiato, solo che poi dopo un po' mi ha disgustato, quindi secondo me i migliori in assoluto, se dovete ordinarli, se avete intenzione di fare una dieta del genere, secondo me non li ho ancora assaggiati, però sono i biscotti e gli snack. Un'altra cosa importante che ho da dirvi è che una volta a settimana ho appuntamento con la nutrizionista dell'azienda che risponderà a tutti i miei dubbi. Io l'ho sentita proprio ieri prima di iniziare la dieta. Risponde a tutti i dubbi, le questioni che comunque posso mandare una mail a lei e chiederle di tutto. Poi mi hanno mandato, come vi ho fatto vedere prima, questo dépliant, dove ci sono anche tutte le ricette di tutti i prodotti che comunque fanno loro, quindi mousse, tipo c'è scritto versare il contenuto della busta in una ciotola, aggiungere 120-140 ml di acqua fredda, montare a neve, e così via, gelati, fanno anche gelati, vedete, ce ne sono veramente tanti. Quello che ci tenevo a dirvi è che la booster, cioè questa qui più forte, è quella che costicchia di più. Poi c'è la fase gourmet che costicchia un po' meno e che la dieta è un po' più lunga. E basta, se non sbaglio. Comunque io vi metto il sito giù nell'info box così andate a darvi una letta, perché loro hanno fatto pure un video molto che vi fa capire subito, quindi. E niente ragazzi, quindi ci rivediamo tra 3 settimane, vediamo che cosa è successo, se ho interrotto prima, se invece l'ho portato a termine, mi sono trovata benissimo. Io ci provo, vediamo un po', cioè, vi ripeto per l'ennesima volta, non sono qui per fare la nutrizionista, non sono qui per darvi consiglio di nutrizione. Sono una persona come voi che non riesce a perdere peso dopo una cura molto forte di cortisone. Sto bene, non ho problemi e quindi posso fare questa dieta. E niente, io vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!